La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Cavese molto attiva. Non solo ha vinto 4-1 nell'allenamento congiunto con la Palmese, ma in 3 ore ha ufficializzato 3 nuovi giocatori in entrata. Prima è arrivata la notizia dell'accordo con Panos Katseris, l'esterno greco, ex Nocerina, nato nel 2001. Poi è giunta la notizia dell'ingaggio del difensore Francesco De Caro, classe 2000, ex Castrovillari. E poi, dopo il test, è toccato al centrocampista scuola fiorentina Fabio Corigliano, classe 2000, il quale è andato peraltro in gol contro i napoletani. I 3 rinforzi sono a disposizione del mister della Cavese Giuseppe Ferrazzoli. E in particolare c'è soddisfazione per aver ingaggiato Katseris, il cui tesseramento era stato rallentato nei giorni scorsi da qualche piccolo problema personale del giocatore ellenico, fortunatamente risolto. Al Simonetta Lamberti si è giocato a porte chiuse. In campo per la prima volta Kosovan e Carbonaro, insieme al centravanti Allegretti, nel modulo 4-3-3. L'under del 2003 inizialmente titolare è Palladino, che si cura della fascia sinistra. L'allenatore della Palmese è Mario Pietropinto, che condusse la Cavese alla promozione in Serie D nella stagione 2011-2012. Dunque un ex aquilotto. Al sesto il primo gol della formazione metelliana. D'Angelo ha rubato palla a Ricci sul limite dell'area di rigore rossonera e ha servito Allegretti, che ha poi infilato in rete. La Palmese ha avuto 2 situazioni per fare gol su calcio d'angolo, ma anche la Cavese avrebbe potuto raddoppiare nel primo tempo. Nella ripresa la Palmese ha pareggiato con il gol di Stefano Cozzolino, autore di un tiro preciso che non ha lasciato scampo al secondo portiere paduano, ma poi, al 20° del secondo tempo, la Cavese ha raddoppiato. Sugli sviluppi di un angolo è stato messo a terra Fissore, poi è subentrato Conè, altro nuovo acquisto, e ha segnato 2-1. Nel finale gli altri 2 gol, quello del 3-1 realizzato da Corigliano, con una conclusione da fuori, e poi quello di Fissore che all'88° ha fissato il risultato sul 4-1. Indicazioni tutto sommato positive per Ferrazzoli. La Cavese ha fatto piuttosto bene sul piano dell'aggressività nel primo tempo. Poi nella prima parte del secondo tempo ha corso dei rischi, ma è riuscita nel finale a rendere più rotondo il proprio risultato. C'è da lavorare in vista del campionato, anche per recuperare brillantezza, ma c'è tempo. In buone condizioni il terreno di gioco del Lamberti, curato dalla stessa società della Cavese fino a settembre. Poi la manutenzione dovrebbe tornare al comune, a meno che non sia la Cavese a scegliere di continuare a curare il manto erboso.